sappiamo anche il 4 settembre, detto tra di noi. Perché stava dicendo che praticamente questa funzione ha anche un modo molto particolare per essere personale. Diceva, pure a me che faccio un psichiatra, le dico la verità, i tablet mi sembrano un po' più buoni. Sì, anche a me, dentisti e psichiatri, quando pago, tutti uguali. Accetto la battuta, però me la spieghi lei la differenza tra Asus e quel competitor di cui si è detto allora? Una differenza intanto è che Asus viene criticata ogni tanto, no? Viene criticata perché lanciamo fin troppi tablet, fin troppo spesso aggiorniamo, e questo però 12 miliardi di fatturato, e la strada che abbiamo scelto è quella di dare sempre agli utenti l'ultima tecnologia, l'ultimo processore, l'ultimo pannello, l'ultimo software, e quindi per far questo non possiamo permetterci di fare il refresh una volta all'anno della linea di prodotti. Lo facciamo molto più spesso e abbiamo sempre i prodotti nuovi con le ultime tecnologie per dare la migliore esperienza all'utente. So che cosa sta per citare, la famosa ricerca e sviluppo, vero? Bravo, ricerca e sviluppo, lo sa perché perché quello che è uscito prima di lei, che è un manager delle case auto, si riempiva le bocca di ricerca e sviluppo, noi ricerca e sviluppo. Scusi, abbia pazienza, non ho capito come funziona. Quelli dopo 120 anni che fanno auto non sanno più cosa dire, parla di ricerca e sviluppo, qua parliamo di tablet. Parliamo di tablet, qui la ricerca e sviluppo è importante, c'è una cosiddetta legge di Moore, che dice che i processori raddoppiano le prestazioni ogni 18 mesi. Oppure pertanto noi dobbiamo rinnovarci sempre, essere sempre allineati, ed è per questo che ci ritroviamo a disposizione tanti tablet per questo Natale, quindi possiamo parlare di tanti.